Ovviamente, adesso c'è lo spazio dedicato all'attualità. Ci capita spesso di farlo con molti ospiti. Oggi ci piace dare la parola e accogliere in trasmissione la nostra direttrice, la direttrice della redazione di RTL 1025, Ivana Faccioli. Buongiorno. Eccomi, buongiorno. Mi buongiorno. sentite? Buongiorno. Sì, molto buongiorno. bene adesso. Molto bene. Abbiamo anticipato un po' il tema del, delle parole del Presidente della Repubblica sul, sul vaccino. No? Chi non si vaccina limita la libertà degli altri, rigore contro i violenti, insomma, e non solo. Ha detto parole molto chiare. Sì, io penso che la parola libertà sia la parola chiave perché in qualche modo c'è una sorta di guerra ideologica che si sta combattendo tra chi sostiene che l'obbligo del vaccino o comunque l'indicazione così insistente a vaccinarsi da parte delle istituzioni limiti la libertà e chi invece, e mi metto anch'io in queste fila, ritiene che la libertà che noi dobbiamo riconquistare passi proprio attraverso per il vaccino il presidente Mattarella abbiamo deciso di usare parole molto forti. Vi ricorderete che Draghi aveva detto che sostanzialmente chi non si vaccina mette a rischio la vita degli altri e Mattarella ieri è andato su questa scia. Diciamo che l'obbligo è una cosa che arriverà eh, con poca probabilità, secondo me, perché ritengo che sia una indicazione molto difficile da prendere all'interno di un governo con questa larga maggioranza. però comunque si spera di scuotere le coscienze perché ricordiamo che ci sono ancora milioni di italiani non vaccinati, e diversi di questi milioni sono gli over 50, che poi sono le persone più a rischio. Per cui, adesso c'è l'ondata di ragazzini che si sta vaccinando e questa è una cosa. Positiva, ma sono i cinquantenni, i sessantenni i settantenni che vanno assolutamente convinti tra l'altro sui giovani numeri assolutamente buoni rispetto alla vaccinazione dei ventenni ad esempio certificati da uno studio dell'ISPI insomma di cui parlavamo in rassegna stampa stamattina con Davide Giacalone allora il, lo scontro all'interno delle forze politiche le forze di maggioranza si concentra sul Green Pass, no? la possibilità di estenderlo, eh, di estendere la sua obbligatorietà ad altre categorie di lavoratori ieri ad esempio abbiamo letto le cinque idee, le cinque proposte di Salvini, le cinque proposte della Lega, alcune sono già in atto Assistiamo secondo te Ivana a una, una sorta di ridimensionamento della Lega che ha detto chiaramente noi non siamo favorevoli all'obbligo vaccinale to cure. Allora, Salvini ha fatto solo una piccolissima apertura, cioè ha detto che potrebbe essere d'accordo all'obbligo del Green Pass per i lavoratori statali. Allora, ricordiamo che moltissimi dei lavoratori statali entrano quotidianamente a, a contatto col pubblico. Per cui è evidente che nel momento in cui in molti luoghi, dalle scuole piuttosto che dagli uffici pubblici, ci fosse una commissione tra chi ci lavora e chi ci entra, io penso che sia un dovere fare in modo che i lavoratori statali abbiano il Green Pass. Salvini in questo momento ha detto molto chiaramente che lui nel governo ci vuole restare, però sicuramente restano delle divisioni abbastanza profonde. Draghi ha lanciato un messaggio come nel suo stile, molto chiaro, molto diretto, ha detto i problemi fra di noi non si risolvono nel Consiglio dei Ministri ma li devono, risol li devono risolvere le forze politiche. Ieri Salvini, peraltro, a Cernobbio ha detto un'altra cosa importante, ha detto Se Draghi non vorrà fare il Presidente della Repubblica arriveremo con questo Governo al 2023, ma poi il centrodestra da lì sarà unito senza dubbio e ci prepariamo a governare. Anche su questo Draghi aveva risposto in conferenza stampa, aveva detto che era squalificante parlare di lui come uno che ambisce al Quirinale quando c'è ancora presente Mattarella, eccetera. Per cui la partita si giocherà probabilmente tutta fra eh, chi salirà al Quirinale e chi inizierà a governare da quel momento. Per quanto riguarda questo tema, anche in questo caso la linea dell'OMS è eh, tracciata: nel senso che il capo dell'OMS, Gebre aveva detto che mh, la terza dose nei nei paesi ricchi non bisogna farla fino a che tutte le dosi necessarie saranno arrivate ai paesi che ne hanno bisogno. Questo va un po' in contrasto con l'idea che ogni singolo paese ha di sé, perché come sapete hanno già stabilito la terza dose: l'Israele, la Francia, Stati Uniti e molti altri paesi e probabilmente anche l'Italia andrà in questa direzione. In questo caso è uno scontro più etico eh, Ghebreyesus ha detto che avrebbe invitato i ministri della Salute a pensare appunto a destinare queste dosi ai paesi che ne hanno bisogno. Sì. Nello stesso tempo però c'è anche una sorta di protezione che ogni nazione vuole fare di se stessa. Poi oltretutto, diciamoci la verità, nei paesi eh, come quelli africani diventa molto difficile anche mettere in piedi tutta la macchina organizzativa perché abbiamo già visto con campagne vaccinali precedenti quanto sia difficile poi arrivare effettivamente al, alla vaccinazione di tutta la popolazione. Per cui sicuramente destinare le dosi è la prima cosa, ma poi ci vuole un progetto per riuscire a vaccinare le persone e credo che comunque questo invito etico non fermerà i paesi occidentali che hanno deciso di procedere con una terza dose. Non c'è dubbio, un altro fronte, insomma, d'attualità e non ci siamo non ci siamo dimenticati di questo, è la ripartenza dell'anno scolastico, la ripartenza delle scuole, oggi si riparte in uh, ad esempio in Valle d'Aosta, in Alto Adige, in alcuni istituti del Nord e forse anche Bolzano, insomma, anche lì la sfida è quella di un anno scolastico normale. La consapevolezza è che quella sia una prova incredibilmente grande per la ripartenza. Ivana Faccioli, direttrice delle news di RTL1025, grazie per essere stata con noi e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.